Ciao a tutti, oggi volevo provare a fare un trucco utilizzando questa palette di Yves Saint Laurent 5 ombretti che si chiama Lilac Sky ed è molto carina, ha tutti i colori sul lilla, diciamo, rosa lilla. Allora, con un pennello così per ombretto prendo questo colore, questo qui. E inizio a stenderlo sulla palpebra mobile per rendere il colore più vivido e per farlo aderire meglio, visto che comunque è un colore piuttosto chiaro, spruzzo un po' di Fix Plus sul pennello. Inizio a stenderlo. Poi prendo questo pennello a matita con la punta e prendo un viola più scuro, questo qui, e lo vado a mettere nella famosa V dell'occhio per praticamente dare un po' di profondità. Allora, siccome sicuramente mi sporcherò perché ci saranno dei fallout, praticamente prendo una velina. Così, e la tengo sotto l'occhio e poi inizio a mettere l'ombretto più scuro. Poi prendo questo pennello e inizio a sfumare. Poi prendo questo colore ancora più scuro, questo qui, e lo vado a mettere ancora nell'angolo dell'occhio. Poi sfumo. Poi sempre utilizzando lo stesso viola scuro, sempre con questo pennello a punta, ne prendo ancora un pochino e lo porto sotto. Poi prendo una matita viola, così, questa qui è dell'Hair Clerk e il colore è Violine. E faccio la riga sulla palpebra. La tengo un pochino grossa perché poi la sfumo. E poi anche con la matita faccio la V, quindi porto sopra nella piega. E con questo pennello vado a sfumare. Questo è un pennello sempre a matita, però è un pochino più morbido rispetto a questo qui della MAC, che
che ha le setole più rigide, mentre invece questo di Sephora è lo stesso concetto, però è leggermente più morbido, quindi io lo uso anche per sfumare, la matita va benissimo. Poi sempre con la matita la metto all'interno dell'occhio. Poi riprendo il viola che ho usato all'inizio, questo qui ciclamino, e col pennello per ombretto lo ripasso nell'angolo interno. Poi sfumo portando dall'interno verso l'esterno. Poi sempre col pennello a matita prendo l'ombretto nel centro, che è l'illuminante, e lo vado a mettere praticamente qui nell'angolo interno per fare il punto luce. E poi lo vado a mettere anche sotto l'arcata sopraccigliare, sempre come illuminante. Poi come mascara uso questo, sempre di Lerclerc, sempre nel colore violina, che è appunto viola ed è fatto così. Poi questi sono gli occhi finiti. Allora, per le labbra, sapete che a me piacciono i colori scuri, quindi utilizzo sempre la stessa matita viola. Faccio il contorno delle labbra. E sfumo sempre anche all'interno. Dopodiché prendo questo rossetto di Colista in questo colore, che è un viola scuro e il colore si chiama Prugna, semplicemente. Non so se riuscite a vederlo. E con un pennellino per labbra lo applico. Poi per renderlo ancora più brillante prendo un lip gloss trasparente, ne metto un po' sul dorso della mano e sempre con lo stesso pennellino che ho utilizzato prima per le labbra lo metto sopra, giusto per dare un pochino di luminosità. Poi come fard utilizzo questo rosa, che è un blush della MAC, si chiama Moccia, e ne metto un pochino sulle guance. Questo è il tutorial finito. Spero che vi sia piaciuto. Ciao, alla prossima!